Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Vi ricordate il video del mini PC della Nipoji che ho portato su questo canale che avevo comprato per soddisfare tutte quante le mie esigenze? Bene, quel video è andato molto bene, qui troverai anche il link per poterlo andare a guardare. Lo avevo provato e a Nipoji è talmente tanto piaciuta quella mia recensione che ha detto: Francesco, questa volta, se permetti, un mini PC vorrei potertelo dare io perché è sorprendente. Stiamo parlando di questo mini PC che quando me l'hanno dato io ho detto: ma farà un po' schifo, perché insomma si presenta veramente molto male. Innanzitutto perché ti arriva con questa etichetta che ti dice: non upgradare il software perché altrimenti perderesti di performance. Quindi vuol dire che Windows 11 non lo puoi installare. In effetti ci ho provato, ragazzi, non si installa Windows 11 a meno che non ricorri a qualche trucchetto. Vabbè, si conoscono ormai, sono presenti tutti quanti in rete e diciamo così non rappresentano più un segreto per nessuno. Per quanto concerne invece l'aspetto secondario, il processore, già, perché lui arriva in dotazione con un Intel Celeron Apollo Lake J3455. Sono andato sul sito di Intel a guardarlo, ok, lo state guardando anche voi. Come notate, questa è una piattaforma del terzo trimestre del 2016, quindi stiamo parlando di circa 6 anni e mezzo fa, e a questo punto io sono curioso di capire come possa funzionare un computer così vecchio. Spoiler, funziona bene, e andiamolo a guardare successivamente. Però prima vi devo parlare di qualche caratteristica tecnica, perché quello è un processore, attenzione, non è fanless, ha bisogno di una ventola che qui è integrata ed è silenziosissima e non si sente quasi mai. A coadiuvare il processore ci pensano anche 8 GB di RAM DDR3, quindi non DDR4, DDR3, che comunque fanno il loro dovere, poi vedrete. Un hard disk, o meglio un mSATA da 128 GB, che è possibile espandere sia attraverso una scheda di memoria SD sia attraverso questo geniale trucchetto che ti faccio vedere. Tra l'altro hanno fatto una furbata, perché basta sbloccare queste due levette, togliere le viti, e io già le ho tolte prima per questione di video, aprire questa scatoletta. Qual è la furbata? Qui, guardate, esattamente qui è possibile inserire un SSD, ma questa SSD, ragazzi, guardate, è collegata attraverso una USB-C alla scheda madre. Questa è la USB-C che quindi va inserita qui. E poi possiamo ampliare il computer con un disco SSD. Meraviglioso. Beh, in questo modo vi sarete resi conto che lo spazio non è più un problema, perché ovviamente puoi espanderlo anche con dischi più veloci rispetto a quello che ci stanno qui dentro. Io non l'ho fatto, però ragazzi, dovrebbe essere un po' più veloce. Per quanto concerne la connettività, beh, non si fa mancare quasi niente, perché è nel segno del 2. Ha due porte USB 2.0, due porte USB 3.0, due porte HDMI che possono tirar fuori un video anche in 4K e anche dual band, già che gestisce tranquillamente la 2.4 e la 5 GHz. Dimenticavo, c'è anche la Gigabit, la porta Ethernet, insomma, da 1 Gigabit, che io uso grazie a un modem della Huawei. Ed è un modem molto simpatico, perché lo sto usando ancora con una SIM, una potentissima SIM di broker per la telefonia. Vedete infatti tutte e due le copertine qui dentro. Il video non è sponsorizzato da loro, chiaramente questo video non è sponsorizzato da nessuno, quindi di conseguenza ne parlo tranquillamente, perché sono cose buone che funzionano e che le uso io in primis. E inoltre l'ultima porta è questa, e funziona sia per collegare le casse sia per collegare il microfono. Comunque le casse io le ho collegate attraverso queste che ve le faccio vedere. Siccome l'aspetto del PC è minimale e ho inserito qui semplicemente il ricevitore per una tastiera e mouse wireless della Logitech, ho inserito anche, diciamo così, un paio di casse Bluetooth che potrebbero anche funzionare benissimo con insomma un cavetto, però ho preferito fare questo. Sì, la Ethernet ce l'ho e diciamo così la provo soltanto perché ogni tanto ho dei problemi con qualche distribuzione Linux che ci sto provando su, e di conseguenza ho bisogno di una cavo di rete che mi funzioni bene. Ragazzi, bando alle ciance, andiamo a vedere come funziona questo PC, però prima vi lascio con uno spettacolare reel che hanno prodotto proprio gli amici di Nipoji, che sembra veramente spaziale.
le due HDMI servono per poter comandare, pilotare due monitor, quindi ragazzi è tantissima roba. Ma adesso andiamo a guardare come funziona con Windows 10, perché voglio farvi vedere dal punto di vista multimediale come se la cava. Questo, come notate, è un video in 4K, lo vedete qui? 4K e niente, funziona benissimo, va fluido, non ci sono problemi. Se torno indietro, vediamo così il tempo di prendere una connessione decente. Proviamo ad andare in giro, ok, vediamo, ok, diciamo che è fluidissimo, se la cava benissimo con un browser che è Edge ed è quello che è dato in dotazione. Comunque anche i video 4K normali diciamo che le regge benissimo, in questo caso avvio VLC e guardate, si comporta in una maniera normale, tranquilla, posso switchare, quindi diciamo così, lato ludico, o meglio scusatemi, lato entertainment, diciamo che se la cava benissimo. Anche dal punto di vista prestazionale, guardate, allora innanzitutto lancio quest'altro video in 4K che è particolarmente pesante, perché oltre ad essere 4K è anche HDR, come notate lui regge benissimo tutto quanto, anche gli switch, tra l'altro questa immagine meravigliosa del nostro sole. E guardate, lanciando anche Nova Bench, diciamo così che ho raggiunto questi risultati che non sembrano esaltanti, specialmente per quanto concerne la velocità del disco, però insomma diciamo che nell'uso di tutti quanti i giorni questi benchmark lasciano il tempo che trovano e alla fine funzionano sì benino, però non, insomma, non rendono idea di quella che è l'esperienza d'uso. Come sempre andiamo a guardare subito le impostazioni per poter capire di che cosa stiamo parlando. In questo momento notate nel sistema, io ho informazioni, guardate, ho un sistema operativo aggiornatissimo, perché l'Intel poi fa vedere il processore scarsino, la RAM che comunque è adeguata, processore comunque a 64 bit, ecco la versione che monta di default è la Windows 10 Pro 22H2. Nell'uso di tutti quanti i giorni diciamo così che questo PC non è utile per fare chissà che cosa, diciamo che dovrebbe essere utile, sì, l'ho provato anche con OBS e va sicuro che funziona tranquillamente, non aspettatevi grandissime risorse, però insomma fa il suo, come vedete ci mette un po' di tempo per caricarsi, l'ho usato principalmente per registrare il desktop, infatti guardate, appare direttamente la funzionalità desktop da poter registrare. Comunque anche le dirette funzionano poi bene, perché comunque il sistema riesce a essere ugualmente, non dico fluidissimo, però insomma se la cava egregiamente. Per quanto concerne invece, come notate, tutto quanto il resto, anche Office 365, oppure avete visto come veloce Edge, diciamo che non presenta grandissimi problemi. Andiamo su YouTube. Non rappresenta grandissimi problemi, ha tutto sommato una velocità che, come notate, è abbastanza soddisfacente. Per quanto riguarda la connessione, in questo momento lui è collegato tramite un cavo Ethernet che è questo qui, accidenti, non esce nello schermo, dicevo, è collegato a un router che è un Huawei, eccolo qui, lo so, non si vede moltissimo, è un Huawei CPE 2 Pro, vi ho fatto già vedere un video, anzi vattelo a guardare, la SIM è quella di broker per la telefonia che mi sta funzionando tranquillamente, la sto usando per fare i video di YouTube e per, diciamo così, anche fare tutti quanti questi esperimenti di questo tipo. Dicevo, la velocità non è malaccio, questo è il video 4K, vediamocelo subito. Ovviamente aspettatevi una fluidità simile anche con Netflix, se vede YouTube vedrà tranquillamente anche Netflix. Per quanto riguarda invece i file, diciamo che la navigazione attraverso le cartelle, ma questo succede in realtà con tutti i sistemi operativi, è piuttosto veloce, ragazzi non ci sono problemi, non lo sto usando in maniera intensiva questo PC, però quel poco che deve fare lo fa veramente molto bene. Beh, la confezione, come notate, vi arriva abbastanza scarna, perché oltre al PC ci sta dentro il cavo HDMI, l'alimentatore e un supporto per il VESA, cioè per collegare quel PC direttamente dietro il monitor. Come notate ci stanno anche le vitine, che insomma schifo non fanno, comunque c'è l'essenziale, c'è tutto per poter operare. Tra l'altro Windows 10 Pro è anche preattivato, è in italiano, la licenza è legale e l'avete già pagata all'interno del PC stesso.
Beh, dopo aver visto queste poche prove, dopo aver visto soprattutto le performance, io sarei propenso per consigliare questo computer per un po' di ambiti. Sicuramente non quello della programmazione, sicuramente non quello dei videogiochi, ma ci sta benissimo per un uso ufficio, anche perché grazie a quel supporto VESA di cui vi ho parlato prima, ha la possibilità di poter entrare tranquillamente dietro un monitor, ma soprattutto lo consiglio anche dal punto di vista multimediale. Avete visto, gestisce 4K sia da browser e sia, diciamo così, sotto forma di file scaricati in locali, li gestisce veramente molto bene, quindi io non avrei problemi a poterlo consigliare per questo tipo di applicazioni. Sono tutte rose e fiori? Beh, no, assolutamente. Questa è una raccomandazione onesta che vi faccio. L'uso deve essere consapevole. Non potete collegare periferiche USB-C perché mancano le porte USB-C. È vero, non sono tante, però ogni tanto avrebbe fatto piacere poter avere una porta di questo tipo che potesse governare quel meravigliosissimo computer che vi ho fatto vedere. Tra l'altro, un computer che è acceso, è ancora più bello perché mostra queste schermate LED molto simpatiche che vi danno la possibilità poi di avere anche in una stanza buia, qualora lo collegaste a un videoproiettore, per esempio, diciamo così, un effetto luce simpatico. Avrei preferito che potesse essere anche disabilitabile via software perché potrebbe arrecare fastidio a qualcuno, però insomma, ragazzi, ci sta, non è simpatico, non è una tamarrata di quelle mostruose, diciamo che se la cava anche molto bene. Ci stanno quelle luci, soprattutto per dare quel piccolo tocco di classe in più. Attenzione, il video non è sponsorizzato perché Nipogi semplicemente è stata fulminata da quel precedente video che io ho fatto e mi ha semplicemente dato questo PC in modo tale che io ne potessi parlare a tutti quanti voi. Quindi, quello che vi chiedo è semplicemente quello di mettere un like, di commentare in maniera educata, in modo tale che facciamo capire a YouTube che questo video a voi vi sia piaciuto e che quindi vi piace anche l'attività che porto sul canale. Come notate, non parlo soltanto di telecomunicazioni, parlo anche di tecnologia in generale perché sono un tecnologico. Mi piacciono queste cose in una maniera esagerata. Se poi volete fare una cosa anche migliore, potete utilizzare il pulsante grazie in modo tale da potermi offrire un caffè oppure il pulsante abbonamento per potermi, diciamo così, offrire un caffè al mese. Ringrazio tutti quanti gli abbonati del canale, mi danno 99 centesimi, di cui la metà va a Google e l'altra metà gliela fatturo lo stesso. Vabbè, comunque non è un problema. Ragazzi, mi raccomando, sostenete la mia attività. Grazie. Oh ragazzi, io ringrazio Nipogi che è stata molto gentile nel volermi dare questo PC, soprattutto anche perché è stata sorpresa dalla recensione precedente. Quindi, se questo video vi è piaciuto, fatemelo sapere con un like. Il video non è sponsorizzato, lo ripeto per la seconda volta. E commentate in maniera educata. Da Francesco Renzi è tutto. Ciao ragazzi, alla prossima.